iniziativa sulle ali del Rhythm and Blues, musica e pensiero giovanile 1961-1967, lezione e concerto all'auditorium del rettorato dell'Università d'Annunzio a Chieti, è stata presentata l'Uda Band. Il professor Boltrighini, tra l'altro voce e chitarra, e il maestro Nicola Di Nardo spiegano com'è nata l'iniziativa. Dunque, è nata grazie alla creazione, all'istituzione di questa band ufficiale di musica pop dell'Ateneo d'Annunzio di Chieti, e siamo, diciamo, impegnati in una serie di iniziative come quella che partirà oggi, che cercano di coniugare la cultura storica, la cultura della storia contemporanea e anche la storia della musica contemporanea. Già si pensa a un prossimo appuntamento? Sì, a parte altre esibizioni di questo tipo di proposta che faremo ancora a Pescara a maggio e anche a giugno, e poi abbiamo in programma per l'autunno un recital dedicato invece all'influsso della musica caraibica nella musica leggera italiana e internazionale. Da chi è formata questa band, da chi è composta? È una composizione tipicamente vintage, cioè classici strumenti pop e rock come il pianoforte, la batteria, il basso e la chitarra, si unisce una sezione di fiate che dà veramente movimento ed allegria. Oggi cosa ascolteremo? Oggi la lezione di oggi è proprio sul rhythm and blues, si intitola Sulle ali del rhythm and blues, quindi ascolteremo musiche del periodo pre-68, quindi prima della grande rivoluzione giovanile.